news.mybestlife.com. Le alte temperature rendono i cibi più pericolosi del previsto? Forse il rischio di cancro derivato dal mangiare carne e pesce ben cotti è stato sottovalutato. I precedenti risultati ottenuti dalla sperimentazione con gli animali non possono essere applicati direttamente agli umani. Questo, secondo la tesi di dottorato di Camilla Svensson dell'Istituto Norvegese di Salute Pubblica. Quando si scaldano i cibi, si formano molte nuove sostanze che non erano presenti nella materia prima. Alcune sono innocue, mentre altre potrebbero essere pericolose per gli umani. Sia l'acrilamide, che si trova nei prodotti a base di patate, nei crackers, nel pane ricoccante, nel caffè, che altri mutageni, che si formano durante la cottura di carne e pesce, si sono dimostrati avere effetti cancerogeni su vari organi degli animali. Anche l'HMF, il 5-idrossimetilfurfural, che si forma quando cibi e bevande contenenti zucchero vengono scaldati o disidratati, è considerata innocua, ma può essere convertita in sostanza pericolosa dagli enzimi dell'organismo. Oltre ad essere stato ipotizzato da alcuni studi precedenti, un legame con il cancro al colon è anche stata studiata molto poco. Sono tutti temi da approfondire. In fondo non si fa che confermare quanto la tradizione di alcune cucine ha sostenuto da sempre. Cotture veloci, principalmente per motivi igienici, poco più che una scottata, e cotture lunghe a bassa temperatura, come faceva mia nonna. Per saperne di più, www.mybestlife.com